siamo qui con la professoressa Emilia Capasso per parlare di una nuova attività che sta per partire, correggimi se sbaglio, all'Istituto Superiore Europa Unita di Chivasso. La professoressa Emilia Capasso è un'insegnante di inglese. Emilia, qual è questo tipo di attività? Allora, è un'attività del tutto nuova, sperimentale, che si intitola Searching for Beauty, che in inglese vuol dire alla ricerca della bellezza. L'idea mi è venuta un giorno, una mattina, così in maniera molto casuale, quando, pensando al programma che stavo svolgendo in quinta, tra le varie parti di questo programma anche la bellezza, e ho detto: ma perché invece di fare il solito discorso esclusivamente nozionistico, facciamo invece qualcosa noi direttamente? E anche perché negli ultimi anni di bellezza se ne è vista poco in giro, sempre brutture, sempre insomma problemi, momenti, come dire, un po' bui. E allora ho detto: portiamola noi un po' di bellezza anche nella nostra vita, no? Per questi ragazzi che finiscono il quinto anno e magari ricordano qualcosa in cui sono stati attori principali. E allora ho pensato di elaborare questa attività, che partirà martedì prossimo con un incontro in Aula Magna col professor Giuseppe Morrone, che è docente di filosofia e storia sempre all'Istituto Europa Unita, che ci farà una lezione tradizionale della bellezza sul piano filosofico. Il secondo step invece sarà un'uscita sul territorio, dove oltre alla mia quinta ci sono altre classi, c'è un'altra quinta e due terze e una quarta di vari indirizzi, non per forza licei, c'è anche l'istituto tecnico che partecipa. E quindi loro cosa faranno? Andranno in giro per Chivasso, guidati parzialmente da noi insegnanti, e andremo alla ricerca della bellezza, cioè andremo a cercare dei punti di Chivasso che per loro simboleggiano la bellezza. Quindi potranno fotografare, potranno cercare e soprattutto potranno cercare di essere creativi. Faranno anche delle interviste ai cittadini di Chivasso per chiedere loro cos'è la bellezza a Chivasso e magari anche cosa manca, cosa mancherebbe, no? Per rendere Chivasso una cittadina ancora più gradevole. Fatto questo step, ci sarà il momento della raccolta delle loro fotografie, dei loro pensieri, potranno anche scrivere delle piccole poesie, appunto dei pensieri, delle riflessioni, dare anche i risultati di queste interviste che faranno sul territorio. Il tutto sarà poi presentato in Aula Magna a maggio. Faremo questa esposizione libera per le altre classi, quindi sempre i ragazzi protagonisti si renderanno attori in questa giornata, in questa mattinata, sarà una mattinata o due, dove anche le altre classi potranno venire e vedere un attimo cosa hanno elaborato. È tutto all'insegna della creatività. La parte finale sarà, siccome noi dobbiamo insegnare più competenze possibili, allora io ho pensato alla competenza di cittadinanza attiva, quindi ho detto: perché non io lo farò fare alla mia classe, poi se gli altri insegnanti lo vorranno fare con le loro classi saranno liberi di farlo, però io con la mia quinta ho pensato di chiedere ai ragazzi di scrivere una delle proposte di miglioramento del territorio, e poi queste proposte potremmo anche inviarle al nostro sindaco, in modo tale, ecco, da essere più attivi sul territorio. Questa attività pensi che abbia le gambe per poter proseguire anche negli anni successivi? Ma io mi auguro di sì. Mi auguro di sì, perché la scuola deve aprirsi anche a concetti che non siano per forza pessimisti, perché io poi faccio veramente un discorso anche su me stessa, no? Insegnando magari, che ne so, anche soltanto civiltà, non c'è bisogno di arrivare alla letteratura, no? Però anche già quando insegni la civiltà e il cambiamento climatico e la povertà e tutte queste, per carità, va benissimo, bisogna insegnare l'agenda 2030. Però secondo me un altro mezzo per raggiungere certi obiettivi è anche sperimentare su se stessi proprio il concetto di bellezza a 360 gradi, che non è la sfilata di moda, è proprio un concetto molto ampio, e io vorrei che i ragazzi ci arrivassero da soli. Penso che se per esempio le scuole fossero anche più belle esteticamente, ma questa è un'utopia, i ragazzi verrebbero abituati anche alla bellezza. Se io vivo in un parco bellissimo, pieno di fiori, piante, con laghetto e gli uccellini eccetera, difficilmente poi mi posso abituare a vivere in un posto lugubre. Al contrario, le nostre scuole, lo sappiamo, sono un po' abbandonate a loro stesse, con questi ambienti bui e non funziona quasi mai niente.
i ragazzi quindi crescono con la convinzione che quella sia la loro normalità. Se invece noi li abituiamo anche che c'è qualcos'altro e che magari possiamo anche in qualche modo cercare di costruircelo noi, quindi con degli esempi positivi, che a volte è difficile trovarli, ma ci sono, di persone che col piccolo riescono a fare qualcosa di positivo per il proprio territorio, secondo me è più competenza di questa da portare all'esame, ma che gli resti proprio dentro loro come cittadini, come persone. Quello secondo me sarebbe una bella eredità da lasciargli. Ma se tu fossi uno dei tuoi ragazzi, cosa fotograferesti di Chivasso? Comunque il Parco del Bicelli io trovo che sia un posto stupendo. Ci vado abbastanza spesso, faccio una passeggiata oppure mi siedo lì davanti al fiume, è veramente qualcosa di incantevole. Ti ringrazio per essere stata con noi, invitiamo tutti poi a vedere il risultato finale di questa prima attività svolta dai tuoi ragazzi.